Il mio nome in codice è Mura. Quando il virus era ancora una voce di corridoio, io ero uno degli hacker più temuti al mondo. Ora sono uno dei tanti che lotta per la sopravvivenza. Ho violato i database governativi di mezzo pianeta, ma non mi hanno mai trovato. E spero che non lo facciano mai. Quello che so, sono un bersaglio troppo gustoso. La mia compagna di disavventure, nome in codice Proxy, l'unica di cui mi fido in questo momento. È il mio secondo occhio, in tutti i sensi. A 18 anni lavorava per un ente governativo, era un piccolo prodigio. È stata licenziata quando si è scoperto che era il fondatore del blog directdemocracy.net, uno dei primi tentativi di rivoluzione del sistema politico internazionale. Una pazza visionaria. Non ho mai saputo il suo vero nome. Insieme teniamo d'occhio i flussi dei contagiati nelle varie città. Ci troviamo ad Hope, un avamposto a sud di Inane, capitale del continente America. Le geografie sono in perenne mutazione dalla nascita del virus. La Terra era pronta a tutto, tranne che un virus che di naturale ha ben poco. Fortunatamente Alex ci tiene aggiornati sui mutamenti dei confini. Esistono poche grandi capitali che contano centinaia di milioni di indotti ciascuna. Non c'è da stupirsi di questi numeri. La popolazione mondiale non è diminuita affatto, anzi è cresciuta. Il contagio mantiene saldi alcuni istinti primordiali, fra cui quello della riproduzione. Si riproducono perché non sanno fare altro. Non sono più in grado di creare qualcosa di originale, ma continuano a ripetere se stessi all'infinito. Oltre a Inane c'è Moron nel continente Europa, Regret nel continente Russia e Maelstrom nel continente Cina. Quasi 100 anni fa un numero consistente di scienziati cittadini decisero di sfuggire al contagio. Si rifugiarono sulla Luna. A quei tempi vi erano numerose basi sperimentali sulla pallida sfera. E questi lunatici, come li chiamiamo noi resistenti, sono stati dei codardi. Fuggire è semplice. Hanno lanciato il messaggio che lottare è inutile o addirittura pericoloso. La verità è che lottare è diventato un lusso. Ci hanno abbandonato qui a contrastare i non contagiati che controllano il virus. Sono anche loro responsabili della nostra sorte. Traditori! Abbiamo scoperto che i vertici delle più grandi città sono tutti azionisti della Leo Corporation. In cambio di protezione e denaro forniscono all'azienda le cavie necessarie allo sviluppo del virus. Ne studiano le potenzialità, gli effetti, i possibili canali di distribuzione. Eppure c'è chi, come Alex, pensa che non esista nessun virus, che il contagio sia una montatura per giustificare l'idiozia umana. Non so quale sia la verità, ma io sono ben felice di essere sana. Noi, assieme ad altri resistenti, vogliamo dirigerci verso No Chain. Sappiamo che lì si stanno ben difendendo dal virus, ma dobbiamo muoverci con cautela. Le mandrie di contagiati si susseguono con costanza. Oltre a No Chain, le città di Be Free in Africa e Rise in Australia sono gli unici territori ancora non invasi dal virus. Siamo in continuo contatto con loro e questo ci permette di controllare gli sviluppi della tristezza indotta su tutto il pianeta. L'unico luogo su cui non abbiamo informazioni è la Groenlandia. Alex sostiene che sia un territorio off limits, in cui ancora adesso navicelle cargo partono e atterrano. Da dove arrivino non si sa. Siamo quasi tutti originari di Inane, qui ad Hope. Ed è triste pensare che probabilmente non potremo più tornarci. Troppo vicini all'occhio della Leo Corporation. Fuggimmo di notte, con la spaventosa consapevolezza che ogni passo potesse essere l'ultimo. I militari, poveri cittadini convinti che un fucile in mano regali la libertà, sorvegliano i confini della città e hanno l'ordine di abbattere chiunque provi a fuggire o ad entrare senza permesso. Insomma, chiunque non abbia ceduto al contagio. Ho perso molte persone care quella notte. Sento il peso della loro vita sulle mie spalle. Voglio vivere anche per loro.
e vivrò per essere libera. Proprio l'altro giorno ho intercettato un ricordo non indotto che parlava di libertà. Un filmato talmente breve e conciso che ho deciso di impararlo a memoria. Inizia con: non avverto nulla dietro di me. Non avverto nulla dietro di me. Non avverto nulla davanti a me. Lo stancante ritorno, ritorno e ritorno. Esseri fatti di fumo che al primo vento soffian via. Malato ricordo di una possibilità in verità mai voluta. Sdegno di specchi inorriditi alla loro vista. Vi vediamo e sappiamo che intercettate le trasmissioni governative, ma come potete ben vedere anche noi facciamo lo stesso. Non ascoltate le maldicenze che i cosiddetti puri ci muovono contro, sono calunnie del tutto infondate. Unitevi a noi. No Chain, Be Free, Rise. Quando i flussi migratori si stabilizzeranno nelle nostre capitali, verremo anche lì e vi convertiremo. Non abbiate paura, è più semplice vivere da contagiati. Avrete tutte le tecnologie che vorrete, gratis. Cellulari di ultima generazione, tablet, chip sottocutanei, wifi libero. La Dio Corporation non vi farà mancare nulla. Vi nutrirà, vi vestirà e si prenderà cura di voi. Aiutateci a costruire un mondo migliore. Accettate? Mai! Dobbiamo scappare. Non siamo più al sicuro qui. C'è ancora chi resiste al contagio sulla Terra. Questi ragazzi sono la nuova resistenza terrestre. Perché i miei genitori se ne sono andati? Perché non hanno lottato con loro? La Terra ha ancora una speranza e io voglio farne parte. Mirror, Proxy, Alex hanno rischiato la vita in nome della libertà. La rischiano tuttora. Voglio mettermi in contatto con loro, ma dovrò muovermi con cautela, ponderando ogni passo, ogni respiro. Qui, sulla Luna, tutto è illusorio. Gli abitanti di Moonshine sono ciechi, o forse spaventati. Dietro il quieto vivere si nasconde la rassegnazione. Sento ancora lo sguardo della Leo Corporation su di me. Accettate, accettate. Mai! Aiutateci a costruire un mondo migliore. Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Siamo più al sicuro, siamo più al sicuro. Grazie. Asylum, nato sulla Luna.
to be making an offer, building a tower of anonymous brain.